In un'area del mondo lacerata dalla guerra, c'è un esercito sempre in prima linea. Avviciniamoci e attacchiamo. Siamo noi ad aprire le ostilità. Ogni giorno Israele lotta per la sua sopravvivenza e sa di non potersi arrendere. Il nostro è un paese circondato da nemici che ha sempre dovuto combattere. Forgiati dall'esperienza di guerre sanguinose, i commando israeliani sono la più efficiente forza di azione rapida nel mondo. Le forze armate israeliane hanno più di 40 corpi d'élite. Il messaggio è chiaro. Non si scherza con Tsahal. Tutto sulle armi. Le forze speciali israeliane hanno una lunga tradizione. In stato di guerra quasi perenne da 70 anni sono abituate a fare molti fatti e poche parole. È così che agiamo, di istinto e con aggressività. Nate durante la lotta per l'indipendenza, le forze speciali incarnano l'anima stessa di Israele. Nella loro storia ci sono le temerarie rappresaglie dopo la strage di Monaco e l'operazione che libera gli ostaggi ad Entebbe. Israele è nato combattendo ed è cementato dalla minaccia della guerra. Avere forze in grado di attaccare al di là delle linee nemiche è di vitale importanza. Oggi i comando israeliani sono il corpo d'élite più all'avanguardia. 40 unità. Con la stessa semplice filosofia. Attaccare. Chi si mette contro Israele sa che può essere colpito ovunque. E l'attacco può arrivare da dove meno te lo aspetti. I comando israeliani hanno una vastissima dotazione di armi per missioni di ogni genere. Dalle mitragliette della serie Uzi, provate in 1000 battaglie, al più recente avveniristico fucile d'assalto Tavor, le forze speciali israeliane sono sempre un passo avanti al nemico. In questa puntata di Tutto sulle armi scopriremo come la lotta per l'indipendenza, le strategie antiterrorismo e l'impiego di qualsiasi arma, incluso il proprio corpo, abbiano reso i comando israeliani così temuti. Israele è la culla dei comando. Circondato da nemici superiori per numero, lo Stato di Israele vive costantemente sotto assedio. Israele deve la sua stessa esistenza alla superiorità militare. Ed è così sin dall'inizio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei vogliono conquistarsi una patria in Medio Oriente. L'avanguardia di questa lotta è il Palmach. Si decise di dotare la nostra organizzazione di un'unità speciale per azioni di comando. Palmach in ebraico vuol dire appunto forze d'attacco. Il Palmach nella storia di Israele ha un ruolo quasi mitico. Per molti versi è stato la culla della nascente nazione israeliana. Dietro le tecniche di guerriglia del Palmach c'è un singolare ufficiale inglese, Ord Wingate. Ord Wingate era un uomo con un talento militare tanto grande quanto poco ortodosso e si schierò con il popolo ebraico quando lo Stato di Israele ancora non esisteva. La strategia di Wingate è semplice. Bisogna attaccare per primi. Diventa un grande teorico della guerriglia. I sabotaggi e gli attacchi in mordi e fuggi sono il suo marchio di fabbrica. Il Palmach era addestrato ad attaccare anche nel momento in cui bisognava difendersi. Ti insegnavano l'arte del contrattacco. Nel dopoguerra il Palmach si arma come può, soprattutto con i residuati bellici che arrivano dall'Europa. Tra tutti spicca un mitra. Quello che vedete forse è il primo vero fucile mitragliatore mai costruito.
l'MK2 Sten, più semplicemente lo Sten. Sembra fatto con scarti di vecchie tubature. Il meccanismo solido ed essenziale resiste bene alla sabbia. È facile da utilizzare ed è composto da pochi pezzi, piccoli e compatti. Un'arma ideale. Era molto facile insegnare ai coloni ebraici a usarlo. Questo mitra sembrava tagliato su misura per i combattenti clandestini e per i movimenti di resistenza. Era facile da nascondere, perché potevi smontarlo in vari pezzi, oppure te lo mettevi sotto i vestiti e spariva letteralmente. Nessuno lo notava. Facile da nascondere, compatto, semplice da usare. E fa bene il suo lavoro. Qualche colpo un po' esterno, ma è una raffica accettabile, giusto un po' troppo a destra. Per essere un'arma così essenziale e stabile, è molto efficace. L'azione del Palmach contribuisce alla nascita di Israele nel 1948. Le forze armate della neonata nazione puntano subito all'autosufficienza militare. La priorità è sostituire lo Sten con un proprio fucile mitragliatore. Nel primo anno di vita di Israele è proprio un giovane soldato del Palmach, Uziel Gaal, che sviluppa un'arma destinata a diventare un simbolo. L'Uzi. Fu progettata dagli israeliani con l'obiettivo di raccogliere le qualità migliori di tutti i fucili mitragliatori allora esistenti. Per concezione, l'Uzi si ispira al solido e maneggevole Sten. Ma dal punto di vista tecnico, si rifà a una classe di fucili mitragliatori costruiti nell'ex Cecoslovacchia. Copiarono i cechi, il CZ-23, 24 e 25, che erano dei mitra, concepiti in modo che l'otturatore si sovrapponesse a telescopio sulla canna. L'otturatore viene così a sovrapporsi alla camera di cartuccia e alla canna. Questo riduce la lunghezza complessiva dell'arma. Inoltre, spostando le parti mobili e il peso verso il baricentro, il mitra risulta molto più facile da impugnare. Con un peso maggiore al centro è più bilanciato e quando spari c'è meno sbandamento dietro. Un mitra ad otturatore avanzato molto stabile. All'epoca l'otturatore telescopico è una prerogativa dell'Uzi e dei CZ. L'Uzi è compatto e estremamente maneggevole. Tagliato su misura per i corpi speciali da assalto. Bene, proviamo il grilletto dell'Uzi. Tiro alto. Ora passiamo in modalità automatica, quella più spettacolare, raffiche in serie. In semiautomatica è più preciso, come si vede dai colpi sparati qui, ma è sempre efficace, basta capire la tecnica. L'Uzi ha un bilanciamento tale che è possibile sparare impugnandolo con una sola mano, come si vede in molti film d'azione. Tutti ricordiamo Arnold Schwarzenegger in alcune scene del film Terminator. Mi chiedono spesso se sia possibile sparare così. Ora ci provo. Sparare con una mano sola? Se ci sai fare, puoi cavartela bene. È però più probabile vederlo al cinema piuttosto che sul campo di battaglia. Ho sparato 32 colpi con la tecnica alla Schwarzenegger, mirando alla testa. E come vedete, molti sono andati a segno, ma parecchi no. Mookie Betzer costruisce sull'arma di Uziel Gaal una carriera leggendaria nelle forze speciali. In missione, Luzi giudica, condanna ed esegue. Aprile 1973. Muki e la sua unità, che include il futuro primo ministro Ehud Barak, sbarcano a Beirut. La loro missione è eliminare i capi dell'OLP, considerate le menti del massacro di 11 atleti israeliani durante le Olimpiadi di Monaco del 72.
Una strana coppia con Uzi e bombe a mano sotto i vestiti si incammina dal porto. Ehud Barak era travestito da donna. Una volta sul posto abbiamo aspettato che lui ci desse il segnale. Intanto il resto del comando si posizionava davanti alle porte degli altri due obiettivi. Appena ricevuto il segnale abbiamo fatto irruzione, uccidendo il vice di Yasser Arafat, Yusuf Najjal. La missione raggiunge gli obiettivi, ma sulla sua legittimità non mancano i dubbi. Ciò che invece è indiscutibile è la capacità dei comando israeliani di colpire il nemico nei suoi covi. La reputazione di cui godono oggi le forze speciali israeliane dipende in larga parte dal loro passato. Infatti, i loro nemici sono sempre consapevoli di poter essere colpiti in forme che altri stati non contemplerebbero, ma che dal punto di vista di Israele sono giustificate. I progettisti israeliani sviluppano versioni più piccole e letali delle loro armi simbolo. Prima del raid di Beirut, l'unità di Muki prova il prototipo di una mitraglietta destinata a far molto parlare di sé negli anni successivi. È la Mini Uzi. Questa è la Mini Uzi con silenziatore. È usata nelle operazioni speciali, quando è importante attutire gli spari. Dopo 60 anni, le mitragliette della serie Uzi restano le più usate dai comando israeliani. Le forze speciali israeliane sono sempre pronte all'azione. E i progettisti israeliani non trascurano nulla per dotare i loro uomini di armi sempre migliori. Muki Besser ha all'attivo 22 anni nei corpi d'élite della difesa israeliana. E per un decennio milita nel più segreto di tutti, il Sayeret Matkal. E in fatto di armi, lui punta sulla K-47, il Kalashnikov. Muki incontra il suo fedele compagno quando l'Unione Sovietica arma l'Egitto in vista della guerra dei sei giorni nel 67. I sovietici si schierano al fianco dei nemici di Israele in chiave anti-americana. Quando l'esercito israeliano sbaraglia l'offensiva egiziana, raccoglie un bottino di migliaia di Kalashnikov. I primi a ricevere queste armi furono i corpi speciali. Tutti gli effettivi del Sayeret Matkal furono armati con i Kalashnikov, fucili eccezionali. È un'arma affidabile, precisa. Ogni soldato ne vorrebbe avere uno. Il Kalashnikov in versione israeliana dimostra il suo valore sei anni dopo, durante la guerra del Kippur. Ottobre 1973. Siria ed Egitto attaccano a sorpresa lo Stato ebraico. Israele invia i suoi comando in prima linea per arrestare l'avanzata nemica. Muki e il corpo d'élite del Sayeret Matkal si schierano a difesa del confine israeliano a Nafa, sulle alture del Golan. Un nostro uomo aveva individuato tre elicotteri atterrati 2 chilometri più a nord. Capimmo subito che si trattava di un comando siriano, inviato ad attaccare Nafa. Si precipitano a sbarrare la strada al nemico. Secondo lo stile di Tsahal, l'attacco è sempre la migliore difesa. Li intercettammo e fu quasi un corpo a corpo. Eravamo a pochi metri di distanza. Scaricammo un tale volume di fuoco che in 3 o 4 minuti uccidemmo tutti e 40 i membri del comando. Solo il comandante rimase ferito e lo prendemmo in ostaggio. Il contrattacco di Tsahal, guidato dalle forze d'élite, salva Israele sull'orlo del baratro.
Dopo 3 settimane di durissimi combattimenti, gli eserciti arabi si ritirano. Ma l'unico vero vincitore di questo conflitto è proprio il Kalashnikov. Dopo la guerra del Kippur, Israele è sotto shock. L'intero esercito è messo in discussione e sottoposto a un radicale rinnovamento. I progettisti delle industrie militari prendono quindi il miglior fucile d'assalto del mondo, il Kalashnikov, e studiano come migliorarlo. In pratica, gli israeliani si misero a riflettere sui limiti del Kalashnikov per migliorarlo. Il Kalashnikov non è un fucile di precisione. Le tacche di mira anteriore e posteriore sono molto ravvicinate e ciò amplifica il minimo scarto nell'allineamento. Gli israeliani si limitano a spostare la tacca di mira posteriore più indietro, ottenendo immediatamente un'arma più efficace. Il Kalashnikov diventa così il Galil. In cosa si distingue il Galil dall'originale AK-47? Ricordiamo che questa è l'evoluzione finale del Kalashnikov, a dispositivi di mira migliori. Ken e Larry hanno un passato nelle forze speciali americane. Entrambi sono eccellenti tiratori. Anche da 100 metri. Ma con il Galil, Ken ha un leggero vantaggio. Larry ha sparato con un ottimo Kalashnikov. Lui è un tiratore eccellente, sa come piazzare bene i suoi colpi. Con il mio Galil, però, il tiro risulta un po' più centrato. Dipende dal dispositivo di mira. L'industria militare israeliana sforna modelli piegabili o con il calcio basculante. Tagliano il filo spinato e hanno persino l'apribottiglie. Dall'unione tra un sistema d'arma collaudato e una dotazione moderna e aggiornata, nasce il super preciso Galil. Una buona rosata proprio al centro del bersaglio, altissima precisione. Negli anni 80 e 90 le forze armate israeliane sono costrette a combattere nelle strade del Libano e di Gaza. Le industrie belliche IWI lavorano quindi ad armi di nuova generazione che combinino la potenza e la precisione del Galil o dell'M16 con le ridotte dimensioni dell'Uzi. Ci chiesero un fucile più corto e compatto. L'equipe dei progettisti, guidata dal genio delle armi leggere, Zalman Scheps, studia i migliori modelli in circolazione. Per il nuovo modello si ispira a un rivoluzionario prodotto inglese. L'innovativa soluzione Bullpup è adottata per la prima volta sull'EM2 nel 1951. Con questa soluzione ingegnosa si ha un'arma più corta a parità di lunghezza di canna. L'avveniristico Tavor e l'ancor più piccolo Micro Tavor nascono da qui. La canna parte da qui e arriva fino a qui. In pratica ha una canna lunga come un normale fucile da assalto. Canna lunga vuol dire elevata precisione. Il Micro Tavor ha l'ingombro di una mitraglietta ma è preciso come un fucile. È stato sviluppato insieme alle forze speciali. Ci hanno dato preziosi pareri su tutti gli elementi di quest'arma per adattarla alle loro esigenze. Precisione, frequenza di fuoco, affidabilità e potenza. Il Micro Tavor è l'arma perfetta per il comando del XXI secolo. I comando israeliani sono il corpo militare più specializzato al mondo. Oltre 40 unità, ognuna addestrata per compiti specifici. E le missioni per la liberazione degli ostaggi sono le più complesse.
Ogni missione ha il suo specialista, così come c'è un dottore per gli occhi, uno per lo stomaco e uno per il cuore. Ed è così che procediamo a formare unità di elite addestrate per le missioni speciali. I sequestri di ostaggi sono una costante nella storia di Israele. Perciò esiste un'unità specializzata per liberarli. La Yaman. Oggi la Yaman è riconosciuta nel mondo come un'unità di elevata professionalità. Abbiamo sviluppato tattiche e tecniche che sono diventate un modello per tutti. La Yaman sceglie con cura gli uomini migliori delle forze speciali e le tattiche adeguate. La filosofia della Yaman è l'attacco. Il loro segreto, l'addestramento. Il concetto è creare un caos organizzato. Bisogna essere veloci e precisi, senza avere il grilletto facile. Quando ci sono gli ostaggi di mezzo, non puoi sparare migliaia o centinaia di colpi e sperare di uccidere solo i terroristi. Devi fare irruzione e agire con rapidità e precisione, quasi chirurgica. È assolutamente necessario. La Yaman è un corpo speciale antisequestri creato nel 1988 che agisce sul territorio israeliano. Tutt'altra storia per i dirottamenti aerei degli anni 70. Qui entra in gioco l'elite delle forze armate di Israele, il segretissimo Sayeret Matkal. Il Sayeret Matkal è un'unità d'elite delle forze speciali che opera su obiettivi top secret e di importanza nazionale. Inoltre ha un compito specifico nel quadro della guerra al terrorismo, la liberazione degli ostaggi. Il Sayeret Matkal è la pietra di paragone nei casi di sequestri aerei. L'episodio del dirottamento del volo Sabena all'aeroporto di Tel Aviv ne è un perfetto esempio. Viene inviato un comando che comprende due futuri premier, Ehud Barak e Benjamin Netanyahu. I militari si avvicinano all'aereo travestiti da tecnici, lo sabotano e hanno la meglio sui dirottatori. Una strategia presa a modello in tutto il mondo. 4 anni dopo, però, il dirottamento di Entebbe cambia completamente le regole. L'operazione Entebbe è uno dei migliori esempi dell'efficacia delle forze speciali. Il 27 giugno 1976, terroristi palestinesi e tedeschi sequestrano il volo 139 dell'Air France, diretto da Tel Aviv a Parigi. Chiedono la liberazione di detenuti palestinesi. Costringono i piloti ad atterrare ad Entebbe, in Uganda. Qui i dirottatori liberano tutti i passeggeri non ebrei. Trattengono 104 ostaggi, compreso l'equipaggio. I sequestratori si spostano quindi nel vecchio terminal. In Israele la divisione tra ebrei e non ebrei rievoca i tragici ricordi dei campi di sterminio. La crisi diventa una questione di Stato e tocca al Sayeret Matkal risolverla. Si comincia immediatamente a studiare un piano. Si agirà secondo l'unica strategia del corpo, l'attacco. Gli ostaggi liberati confermano che i terroristi hanno il sostegno del dittatore ugandese Idi Amin. Una divisione di truppe scelte circonda infatti l'aeroporto. Per forzare il blocco servirebbe una forza ingente. Ma in questo modo si perderebbe l'effetto sorpresa, che è decisivo in simili casi. L'effetto sorpresa è la chiave del successo in missioni come questa. Se concedi anche solo una frazione di secondo in più, i terroristi possono cominciare a sparare e uccidere gli ostaggi. A Muki Betzer è affidato il coordinamento dell'operazione e sarà nel gruppo che guiderà il raid.
Per una fortunata coincidenza, 9 anni prima, Mookie ha addestrato i parà di Idi Amin. La sua conoscenza della realtà ugandese gli consente di elaborare un piano temerario. Gli serve solo una Mercedes nera. Sapevo che la Mercedes era l'auto su cui si spostavano gli alti ufficiali, i ministri e lo stesso Idi Amin. Quando un soldato semplice vedeva una Mercedes, si metteva sull'attenti e la faceva passare. Per questo ho avuto l'idea di usarne una per avvicinarci senza destare sospetti. I terroristi si sentono al sicuro. Sanno che solo un'operazione di commando su vasta scala potrebbe impensierirli. E a 4.000 chilometri da Israele appare impossibile. Ma l'impossibile sta per diventare realtà. L'avanguardia del Sayeret Matkal atterra ad Entebbe su aerei Hercules in piena notte. L'aeroporto è al buio e nessuno li avvista. Mookie e il comandante del comando Netanyahu salgono a bordo della Mercedes con altri 9 uomini. Atterrammo a mezzanotte e facemmo immediatamente scendere la Mercedes, seguita da 2 Land Rover. La Mercedes deve coprire 2 chilometri fino al vecchio terminal, dove sono tenuti gli ostaggi. Quasi subito, però, le cose si mettono male. A metà strada dal terminal, le guardie ugandesi intimano loro l'alt. Netanyahu non aspetta di vedere se il camuffamento funzionerà. Impugna la pistola col silenziatore e apre il fuoco. I soldati ugandesi cadono a terra, morti. Poi dalle 2 Land Rover partono raffiche di Kalashnikov, stavolta senza silenziatore. In quel momento perdemmo l'effetto sorpresa e fummo costretti a lanciare l'attacco quando ancora non eravamo in posizione. Corremmo verso le porte e in pochi secondi eravamo nel terminal. Il comando di Mookie riprende rapidamente le redini dell'operazione. Nei secondi immediatamente successivi all'irruzione uccidemmo 4 terroristi. Intanto la squadra numero 2 eliminava i sequestratori che si stavano riposando in un'altra parte del terminal. Tutti i terroristi sono eliminati. Un solo ostaggio viene ucciso. Ma all'esterno gli eventi prendono una piega tragica. Dalla torre di controllo un cecchino ferisce il comandante del RAID, Netanyahu. Corsi fuori e vidi che era ferito gravemente. Aveva perso conoscenza. La pallottola gli era penetrata qui, nel petto. Chiamai subito Shaul Mofaz, il futuro capo dello Stato Maggiore, e gli dissi di sparare con l'RPG e con i mitra. Presto la torre di controllo fu bonificata. Atterrano altri 3 Hercules carichi di soldati che si posizionano tutti intorno all'aeroporto per l'ultima fase della missione. Altri 2 ostaggi muoiono durante la fuga. Per creare un diversivo, i comando distruggono 11 MiG ugandesi a terra con i lanciagranate RPG e i mitra FN Mag. Fu un'operazione di assoluto rilievo, ancora oggi additata ad esempio di ciò che si può fare con uomini ben addestrati e un piano senza pecche se agisci con rapidità e cogli di sorpresa il nemico. Il successo del RAID è un monito ai terroristi che minacciano Israele e ai loro fiancheggiatori. Prima di Entebbe, l'opinione pubblica conosceva le forze speciali israeliane solo per qualche citazione nei notiziari. Improvvisamente, per la prima volta, tutti avevano potuto notare ciò di cui erano capaci questi reparti scelti. Entebbe è un successo. Le forze speciali israeliane colpiscono duramente prima che il nemico si accorga della loro presenza. Quando i comando israeliani colpiscono, lasciano il segno.
L'addestramento e la selezione di queste unità di elite mira a formare i migliori corpi di assalto del paese. Il reclutamento coinvolge l'intera popolazione. Infatti in Israele tutti fanno il servizio militare. 3 anni per gli uomini, 1 anno e mezzo per le donne. Israele è un piccolo paese, ma abbiamo molte persone di talento. Poi c'è la leva obbligatoria, che dà a tutti un inquadramento militare. Le forze speciali vengono scelte all'interno di un bacino vastissimo. I corpi d'élite selezionano i candidati da cui tirare fuori il meglio. Si pretendono standard fisici e mentali elevatissimi. I migliori elementi emergono da prove massacranti, come le marce interminabili. La più dura dell'incredibile, un'autentica gara ad eliminazione di 120 chilometri. Un banco di prova per il carattere, così come per il fisico. Alcuni arrivano al limite e poi svengono. E spesso sono proprio quelli i migliori, perché si spremono al massimo, finché non ce la fanno più. Se arrivi alla fine, provi un'immensa soddisfazione che ti porti dietro per anni. Così, se in una missione ti dicono di marciare per 40 chilometri, pensi, cosa sono 40 chilometri quando ne ho fatti 120? La formazione dei corpi speciali passa anche attraverso il combattimento a mani nude. Muki Bezer si occupa personalmente di rodare le reclute. Facevo schierare le reclute in file parallele. Poi dicevo a tutti di picchiare a turno quello che gli stava davanti. E se uno non colpiva abbastanza forte, gliele davo io. E di santa ragione. Così imparava a colpire come si deve. E ricordo che una volta ho detto a un soldato di schiaffeggiarmi forte. Lui era intimidito perché era un ufficiale e non sapeva come comportarsi. Così mi ha colpito piano. Allora gli ho dato un pugno vero e l'ho mandato lungo a terra. Questo lo ha fatto davvero arrabbiare. Non ha più pensato ai gradi. Si è rialzato e mi ha fatto nero. Una lezione dura, ma sicuramente efficace. Il nostro soldato ideale deve essere in grado di usare la violenza. Non voglio dire persone violente, ma che sappiano controllare la violenza. Che sappiano controllare gli istinti. Le forze armate israeliane dedicano particolare attenzione al combattimento a mani nude. Una tradizione che risale alla lotta per l'indipendenza. Un giovane guerrigliero del Palmach, Imi Lichtenfeld, mette a punto una speciale tecnica di combattimento. La chiama Krav Maga. E diventerà la base del combattimento a mani nude per i militari israeliani. Imi Lichtenfeld era un genio. Era arrivato in Israele dalla Slovacchia e aveva alle spalle una lunga pratica di lotta libera e pugilato. Mise insieme tutte queste sue conoscenze e creò il Krav Maga classico. Krav vuol dire lotta, Maga contatto. È un termine che è stato coniato appositamente per definire tutte le tecniche di combattimento a mani nude per fini militari. Nel Krav Maga, l'attacco è la migliore difesa. Calci, pugni, testate e scorrettezze varie. Qui non ci sono limiti né regole. Si va dritti al sodo, senza perdere tempo. Il Kung Fu è meglio, ma ti devi allenare per anni e anni se vuoi praticarlo a un certo livello, mentre con il Krav Maga, in breve tempo impari a difenderti. Pistole e coltelli, ma anche sedie e mazze da baseball. Tutto può diventare un'arma. Continuate finché non ve lo dico io. Partiamo dall'idea che l'aggressore sia sempre più grosso e più forte di noi. L'adrenalina scorre, le gambe tremano. È su questa base che lavoriamo. Moni Isaac è campione di arti marziali e ha creato una forma di Krav Maga pensato espressamente per i commando. Andiamo, forza! Nel 73, dopo la guerra del Kippur,
Mi affidarono un'unità di elite del comando, che era uscita quasi completamente annientata dal conflitto. E io fui scelto per continuare il mio lavoro e sviluppare la nuova versione del Krav Maga pensata per i corpi d'elite. Per le forze armate israeliane, il nuovo Krav Maga sarà parte del rinnovamento seguito allo shock della guerra del Kippur. La conoscenza delle arti marziali e l'esperienza in combattimento fanno di Moni il candidato ideale per insegnarlo. Lavora in coppia con il padre del Krav Maga, Imi Lichtenfeld. Abbiamo provato nuove soluzioni con il Krav Maga, ma anche con altre tecniche. Infatti io pratico jiu-jitsu e judo e sono stato più volte campione israeliano. Una volta compresa la biomeccanica di ogni mossa, ho lavorato sulle nuove tecniche. Moni mette a punto per il comando un Krav Maga ancora più essenziale. Il segreto, quando ti puntano una pistola alla tempia, è riuscire a togliersi rapidamente dalla linea del fuoco. Uso la mano di taglio, tenendola molto vicina all'orecchio, e spingo via la pistola, in modo che non sia più puntata contro di me. In questa mossa, una mano stringe la pistola, l'altra stringe il polso. Ora torco la pistola verso di lui usando il 20% della forza, mentre con l'altra mano tiro il polso usando l'altro 80%. E ora la pistola ce l'ho io. Il Krav Maga, nella versione comando, incarna l'autentico spirito guerriero delle forze speciali israeliane. Colpisci e duramente. Manda al tappeto il nemico, quindi passa oltre. Ingaggio più rapido possibile e disingaggio immediato. Se ti trattieni per finirlo, rischi che tiri fuori un coltello. Lo blocco dall'interno e stringo la mano molto vicino al coltello. Da questa posizione tiro su il braccio e la mano si gira, così. Mentre lo faccio, serro le mie mani. A questo punto lui tira e il coltello mi resta in mano. E ora il coltello ce l'ho io. I comando israeliani basano la loro forza su un addestramento durissimo e un arsenale che non ha eguali al mondo. Ma sul piano numerico sono quasi sempre in inferiorità. L'unica soluzione, visto il gran numero di potenziali nemici e la sproporzione delle forze, è puntare sulla superiorità tecnologica più che su quella numerica. In fatto di armi, Israele deve essere sempre un passo avanti ai suoi nemici. Il nostro obiettivo è non esporci al fuoco diretto del nemico. Luzi, compatta e letale. L'avveniristico Micro Tavor. La devastante mitragliatrice leggera Negev. L'armamento dei comando israeliani è sempre all'avanguardia. Puntiamo sempre ad avere un qualche vantaggio sui nostri nemici. Dobbiamo essere sempre un passo avanti. Ma gli israeliani sanno bene che non c'è arma più letale di un soldato ben addestrato. E quando i numeri ti sono contro, devi compensare con la qualità. Dobbiamo sopravvivere. Siamo pochi contro molti. Dobbiamo quindi sfruttare ogni possibilità per ridurre il numero dei feriti o caduti dalla nostra parte. E il modo migliore per non farsi uccidere è restare lontano dalla linea del fuoco. Il Viper, un ricognitore comandato a distanza. Con i suoi 30 centimetri è facile da trasportare e può passare sotto il naso del nemico. Può sembrare un giocattolo, ma è dotato di telecamera orbitale, sensori acustici e persino una mini Uzi. Ci sono poi i droni, aerei spia senza pilota ma con grande autonomia. L'Hermes e lo Skylark effettuano fotoricognizioni su un intero fronte. Per i progettisti di armi, la nuova sfida è tenere i soldati lontani dal tiro del nemico, riducendo così il rischio di perdite.
La tecnologia Corner Shot è la soluzione al problema. Il geniale progettista Amos Golan si basa sulla sua esperienza di comandante delle unità antiterrorismo israeliane per creare un'arma che trasforma gli ostacoli in alleati. L'idea è di poter sfruttare gli angoli a mio vantaggio per proteggermi e restare nascosto con tutto il corpo. Poi con questo potrò mirare a destra, dritto o a sinistra e sempre con grande rapidità. Il Corner Shot mette insieme videocamera, minischermo e meccanismo di sparo, consentendo al soldato di mirare e sparare oltre gli angoli. Con il monitor visualizzo l'interno della stanza. Cerco il nemico, ne vedo uno. Continuo a cercare, sono in posizione sicura. Continuo a guardarmi intorno in cerca del nemico. Entro, dritto davanti a me. Anche il resto del comando può vedere le riprese del Corner Shot. L'idea è di sfruttare le riprese della videocamera e trasmetterle dal visore a questo schermo, posto sulla schiena del soldato. Basta guardarlo per capire esattamente chi è il nemico. Quello con il giubbotto giallo, quello con il bazooka, quello con i capelli neri. Il Corner Shot può sparare sia come una pistola che come un più potente fucile da assalto. Ma Amos non si ferma qui. Abbiamo una bella sorpresa, ovviamente per chi se la merita. È un lanciagranate da 40 mm. Che ha esattamente lo stesso funzionamento del Corner Shot. Se vedi un nemico, non devi spianarglielo contro, così, esponendoti quindi a un tiro diretto, ma puoi fare così. Se ti trovi in strada, sotto il fuoco nemico, e magari c'è anche un blindato, quest'arma è un'ottima soluzione per la guerra in ambiente urbano. Israele è circondata da nemici numericamente superiori e i suoi comando lo sanno. Ma con la migliore tecnologia bellica e una tattica aggressiva, ribaltano i rapporti di forza. È il modo di fare israeliano. Mira e spara. Un misto di istinto e aggressività. Deve essere qualcosa di insito nella nostra anima, nel nostro spirito. Liberazione di ostaggi, incursioni, attacchi a sorpresa. C'è un'unità di elite per ogni missione. Le varie tappe dell'evoluzione delle forze speciali israeliane ci raccontano una storia unica. Dalla guerriglia del Palmach, alle più moderne armi leggere, alle tecniche di combattimento a mani nude, tutto questo ha contribuito a creare le unità di elite più efficienti al mondo. I Commando israeliani.